A Pisa ha fatto tappa il difensore civico regionale e sportello aperto nei locali della provincia. Nasce in via Nenni, nei locali della provincia di Pisa, appunto di via Nenni, lo ribadiamo, lo sportello dell'ufficio del difensore civico regionale. È stato presentato nei locali della provincia di Piazza Vittorio Emanuele, sempre a Pisa, e c'era sia il presidente del consiglio regionale Gianni, il consigliere regionale Mazzeo, il presidente della provincia di Pisa Angori e anche lui, il difensore civico. Sandro Vannini, nello specifico di cosa si occuperà? I cittadini che hanno difficoltà a interloquire con il difensore civico regionale attraverso mezzi di comunicazione, una PEC oppure una mail o la telefonata, e vogliono un contatto diretto, possono avvalersi di questo punto di appoggio presso la provincia di Pisa per una interlocuzione con un funzionario, un referente dell'URP che spiegherà come formulare l'istanza per risolvere i problemi della vita quotidiana, dalle bollette pazze a un servizio non funzionante nella pubblica amministrazione, per esempio in ambito sanitario, un problema di urbanizzazione, problema di traffico, di inquinamento. Gratuitamente possono fare istanza per risolvere la questione. Abbiamo voluto riportare sempre più la regione sui territori, è una scelta fatta in controtendenza anche rispetto al passato. Troppo spesso i cittadini ci dicevano che la regione è un ente lontano, è un ente non facilmente raggiungibile, e allora noi abbiamo voluto portare con questa scelta il difensore civico come luogo di primo contatto della regione. Lo stesso vogliamo fare in futuro per il garante dell'infanzia, lo stesso vogliamo fare anche per le questioni legate al garante dei detenuti. Insomma, vorremmo fare in modo che sempre di più la regione fosse vicina ai cittadini. È stata una scelta che il presidente Gianni ha voluto con forza. Ringrazio Sandro Vannini per il lavoro che ha fatto, un lavoro non semplice, la provincia per lo spazio e l'accoglienza. Insomma, con questa scelta la regione torna ancora di più ad essere sui territori. Ma la provincia non doveva chiudere. Questa della provincia è un tema serio, vero. La riforma nel momento in cui è stata pensata poteva avere un senso, ora quel senso non ce l'ha più. Noi come regione siamo sempre più diventati un ente che gestisce e controlla più che un ente che legifera, lo stiamo facendo senza risorse. E la provincia è nel mezzo, abbiamo problemi relativamente alle risorse sulle scuole, sulle strade. Ecco, credo che su questo a livello nazionale bisogna ripensare in maniera seria il ruolo delle province come ente intermedio. Se devono esistere, devono essere elettive e avere le risorse, altrimenti è meglio che si chiudano perché i cittadini non riescono a capire qual è il ruolo e la funzione che svolgono. Una